Gli interessi che vengono pagati sono del 6, del 7 a favore del fisco, e quindi gli interessi sarebbero, dovrebbe essere quella di una riduzione almeno di 3-4 punti, come abbiamo chiesto noi come organizzazione sindacale, perché alcune rivendicazioni del Mezzogiorno e della Sicilia, dell'occupazione del lavoro attraverso questo convegno, in questa sede, un appello a tutte le forze politiche che hanno la sovranità e la possibilità di modificare le stesse di valutazione, di misurare il grado di impegno. Organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Lega Provinciale delle Cooperative, si è svolta a Vittoria la prevista manifestazione di solidarietà nei confronti di Giovanni Cannizzo, il presidente della cooperativa Rinascita, scampato miracolosamente ad un agguato mafioso martedì 31 ottobre scorso. Alla manifestazione, che ha avuto i contorni di una vera e propria protesta popolare contro la piovra, hanno aderito tutti i partiti politici di Vittoria, le organizzazioni sindacali, la Chiesa, le cooperative giovanili, la Consulta della Gioventù, il Centro Donna di Vittoria, l'Associazione Commercianti, eccetera. La gente, commercianti, studenti, lavoratori della terra, artigiani, disoccupati, eccetera, si è data appuntamento alle 16 in Piazza del Popolo per poi dar vita al corteo che ha attraversato le principali vie cittadine, con in testa ovviamente gli amministratori di Vittoria. Nonostante le adesioni siano state indifferibilmente inferiori rispetto al 1983, la gente ha voluto essere ugualmente vicina a chi combatte giornalmente contro la mafia. Io dico solo una cosa. Qui siamo della PGC, siamo tante, siamo qui, siamo della PGC. Sto più grinta. Non ha quanto tutto. Ma non è così. C'è l'elaborazione. Non è che non c'è la garanzia.
Di una battaglia politica di trasformazione alla gente non può essere per l'affermazione di diritti collettivi e di libertà individuali e di sfruttamento, settori che sfuggono ad ogni controllo democratico. È un esempio tutto quello che sta succedendo sulle questioni dell'informazione con la concentrazione. E qui il caso di Palermo, con tutto quello che è successo, ci fa capire bene che cosa stia succedendo. In questi mesi possa rappresentare sicuramente un contributo importante in tale direzione. Partendo dalla riforma profonda del sistema politico italiano e dei meccanismi di potere, di formazione, di rinnovamento di questo partito, dell'iniziativa politica culturale, solo così è possibile costruire l'alternativa per una massa di individui. E io credo che in primo luogo questo bisogna sperimentarlo nelle città e nei quartieri. Devono costituire un importante di uno sviluppo complessivamente diverso della città e dei suoi quartieri. Anticipare qualche relazione in attesa che poi arrivi. Proporrei che siete d'accordo di domani esercitare il loro.